Buonasera e bentornati a Bose, perché vedo tanti visi conosciuti e credo tanti amici di questo luogo. È il primo tributo di gratitudine, di saluto proprio per me, è quello sempre alla cara Bose, agli amici monaci e monache, e davvero a questo luogo che si presta proprio per una sosta profonda nella vita di tutti noi, una sosta che è anche una presa di coscienza di quello che stiamo vivendo e si presta proprio alla ricerca di Dio, di tutto ciò che davvero è sempre ancora in gran parte per tutti noi avvolto in un desiderio e in un mistero. E quindi è con il cuore pieno di gratitudine e devo dire anche, usando una parola molto del centro Italia, di contentezza che sono qui e che davvero propongo quest'anno a chi soprattutto ormai ha frequentato già gli altri due corsi, già ricordati da Luciano, insomma, sì, in effetti è una sorta di trilogia. Abbiamo cominciato col genere, con maschile e femminile, poi abbiamo visto un po', no? La paternità e la maternità, e quest'anno andiamo proprio al corpo. E allora ci dovremo aiutare, perché è veramente sempre più, lo è stato in fondo credo anche negli anni scorsi, il metodo, quello del laboratorio, perché sono riflessioni appunto sull'antropologia biblica che però di estrema, diciamo, ci catturano, perché sono di estrema importanza per la nostra vita, diciamo, di oggi. E quindi soprattutto in questo terzo corso vi chiederò proprio aiuto. Davvero, come dire, saranno molto, molto illuminanti, importanti le vostre domande, le vostre, soprattutto appunto, i vostri pensieri circa questi cambiamenti che noi vediamo nella vita del corpo. Il corso si intitola appunto Il corpo in divenire, e quindi in questo titolo c'è già una chiave ermeneutica, cioè considereremo il corpo non come un dato, ma piuttosto come un processo. E quindi questo è molto importante, perché lo potrete, come dire, sempre questo confermare dal modo in cui andremo appunto ai testi biblici, ma anche appunto dalle riflessioni poi che porteremo a partire da quei testi sull'attualità. Il corpo è un processo, non è un dato finito e statico. Beh, è chiaro, le età della vita ce lo dimostrano, potrebbe essere banale come affermazione. Abbiamo un corpo a un anno e ne abbiamo un altro a 80, insomma, quindi il processo è ben sperimentato. Ma il corpo non è un dato neppure, diciamo così, nella sua storia, cioè vorremmo affrontare proprio noi il processo del corpo inteso proprio come trasformazioni che vanno oltre quelli che nella tradizione noi consideravamo, diciamo, dati naturali. A 60 anni inizia la vecchiaia, quello l'abbiamo concepito sempre come un dato naturale, E non so, 40 anni, i romani per esempio avevano più o meno la nostra, come dire, distinzione dell'età. Fino a 20 c'era l'adolescenza, poi cominciava l'età giovanile. A 40, insomma, già l'uomo era assolutamente adulto, e a 60 cominciava l'età anziana. Ecco, questo poteva essere considerato un dato di... Così, diciamo, si diceva o si dice, oggi si dice un po' meno, però ancora un dato di natura. A un certo punto si comincia appunto ad invecchiare, quindi c'è una sorta di sempre maggiore difficoltà a fare cose che si facevano nella vita invece della maturità. Ecco, tanto per dire
un elemento che cambiasse. Ma quello che noi invece vorremmo osservare è proprio che non c'è una facile definizione neppure dell'età della vita, cioè che il corpo oggi è in divenire anche nella sua storia, non solo, diciamo, no, così nella sua forma fisica, no, che può essere legata alle stagioni, ma c'è un processo di cambiamento anche nell'età della vita, questo noi lo possiamo appunto osservare. Ma ancora andremo ancora più in profondità, c'è un corpo voluto da Dio, c'è un corpo naturale, ecco, le domande sono ancora più scandalose in un certo senso. Lasciamo da parte un attimo un corpo voluto da Dio, ma c'è un corpo che la natura ha stabilito, c'è un corpo umano, perché ci occuperemo del corpo umano in questi giorni, che la natura ha stabilito in un certo modo, deve essere così, quindi non so, per esempio, si nasce femmine e questa è la natura, si nasce, ne abbiamo parlato un po', non tantissimo, nel primo corso, si nasce con un sesso, con una sessualità, diciamo, e quella deve essere, questa è la natura e deve essere così, cioè c'è un processo, c'è la possibilità oggi di un processo, di un cambiamento anche di quello che può essere un dato, no? La sessualità, il sex, quello che gli inglesi chiamano così. Non solo, c'è per esempio un dato di natura per cui l'uomo deve sempre sudare per lavorare, è un dato di natura questo, o può cambiare? C'è, diciamo così, nella natura ci può essere un processo di cambiamento oggi noi come interveniamo sulla natura attraverso delle scienze? Punto interrogativo. E poi Dio ha voluto un corpo statico, cioè così ben definito che bisogna accettare, quello deve essere, non so, il credente deve stare dentro un corpo. L'essere umano significa determinati elementi che Dio ha voluto, che Dio ha dato all'essere umano e non può essere cambiato? Ancora, l'uomo biblico è un dato? L'uomo biblico è un dato? La Bibbia ci presenta l'essere umano come qualcosa di stabilito, definito, chiuso, che non può mutare? Sì o no? Sono queste le domande. Quindi sono domande che vanno alla nostra cultura, diciamo, addirittura potremmo dire a una civiltà che si sta introducendo, parliamo del mondo occidentale, ma fino anche a un certo punto, perché se per mondo occidentale noi intendiamo l'Europa e gli Stati Uniti d'America, non basta neanche, perché appunto qualche giorno fa incontravo delle persone della Corea del Sud che comunque dicevano che ormai la Corea del Sud è in gran parte, no? Catturata dentro quella che potremmo chiamare la civiltà occidentale, no? Quindi a livello economico, certo, ma anche a livello antropologico. Le grandi tradizioni, questa persona mi diceva, le tradizioni culturali e religiose si sono piano piano, diciamo, si stanno, anzi lei diceva ormai da più di 10-15 anni quasi c'è quella che voi, no, avete chiamato o chiamerete ancora oggi una secolarizzazione. Quindi gran parte del mondo è coinvolto proprio, diciamo, no, a livello antropologico con questo processo. Ma allora, dire che un corpo è un processo, che cosa significa? Papa Francesco, sapete bene, penso, insomma, avete sentito chissà quante volte, lui ha sempre, proposto una sorta di adagio, l'ha fatto fin dall'Evangelii Gaudium, si deve, poi l'ha ripetuto naturalmente nella Moris Laetitia, ma più volte, tra l'altro non l'ha inventata lui questa, diciamo così, questo metodo quasi. Lui invita la Chiesa a non occupare spazi ma ad innescare processi. Allora noi dentro questa
questa, così, questo metodo, lo chiamo così, della Chiesa, no? Per chi tra noi fosse credente, se la Chiesa è chiamata ad innescare processi, ma allora anche la Chiesa ha un corpo che cambia, che muta, non ha un corpo ben definito, perché allora occupare spazi significa avere una geometria definita, invece innescare processi significa proprio continuamente rimettere in gioco la geometria. Se adesso io occupo 2 metri per 2, faccio un esempio, se innesco un processo occuperò più spazio o meno spazio. Il processo è qualcosa che coinvolge prima di tutto il tempo e che poi condizionerà anche lo spazio. Insomma, abbiamo a che fare con una materia liquida, anche per quanto riguarda la Chiesa. Abbiamo a che fare con, se Bauman aveva ragione, dicendo che tutto è liquido, le relazioni, lui è arrivato a dire, no, le relazioni sono liquide, anche i corpi sono liquidi, i nostri corpi stanno diventando sempre più liquidi, il processo qual è? Bene, allora, la prospettiva ermeneutica che useremo, proprio per essere, diciamo, franchi, leali, rispetto alla Bibbia, sapete bene che il nostro percorso sarà un percorso biblico, non è genetico. Allora, c'è un tipo di approccio biblico che è stato utilizzato nel passato, ed è stato assolutamente importante, è stato uno dei metodi fondamentali dell'esegesi storico-critica, il metodo genetico, cioè si diceva, si andava a studiare la Bibbia con questo criterio, si diceva, cerchiamo i testi originari, quantomeno, ma originali, qualcuno diceva anche originali, ma noi sappiamo che non esiste nessun testo originale della Bibbia perché non abbiamo proprio scritti originali, ma gli studiosi puntavano a trovare proprio i testi scritti per primi, quantomeno, per dire quelli sono i più importanti, no? Allora, non so, per esempio, sulla antropogenesi, quindi l'origine dell'uomo e della donna, che cosa si è fatto, per esempio? Si è detto questo, il testo più antico è Genesi 2, il testo più antico, ancorché sia scritto per secondo, perché in Genesi 1 porto ancora un altro testo, sempre di antropogenesi, e quindi, però quello è stato scritto in un secondo momento. Allora, i testi più antichi sono più vincolanti per noi? No, noi diciamo questo, il nostro metodo è sincronico, d'accordo, ma è anche, va persino oltre la sincronia, perché arriva appunto all'oggi, cioè utilizziamo un'ermeneutica, naturalmente, diamo un'interpretazione dei testi biblici seguendo un metodo che non dice che, non so, il testo scritto prima dice la verità, lì c'è la verità. Qual è la verità sull'origine dell'uomo e della donna? È che prima fu creato l'uomo e poi fu invece fabbricata la donna, fu tirata fuori la donna. No, questo è un testo, diciamo così, è un procedimento genetico, no? Negli studi biblici. Invece noi che cosa faremo? Considereremo tutti i testi che la Bibbia ci dà, tutti, cioè chiaramente faremo una scelta che ci interessano in particolare. Tra quelli, ce ne sono tantissimi sull'antropologia naturalmente nella Bibbia, però faremo una scelta e vedremo proprio come si attui un processo da un testo all'altro e come i testi siano messi insieme, non perché siano coerenti tra loro, i testi non sono mai coerenti tra loro, perché Genesi 1 dice che l'uomo e la donna furono creati insieme. Nello stesso momento Dio creò l'essere umano, maschio e femmina li creò. Genesi 2 invece dice che prima Dio formò Adam, poi vide che era solo e fece un lavoro, da cui noi cominceremo, ok? Allora vediamo che tra questi due testi non c'è coerenza. Noi dobbiamo dire, ecco, si diceva una volta, qual è
il migliore. Qual è quello vero addirittura? Allora si dice, il più antico, si diceva, è quello vero, ma questo con l'esegesi storico-critica. Allora, per rendere ragione della verità di tutti i testi biblici, dobbiamo capire che essi sono un processo e non sono un trattato di dogmatica. Ci capiamo? Chi è stato gli altri anni, questo penso che lo sappia benissimo. Allora, non possiamo andare a cercare nella Bibbia quello che fanno, non fanno, perché normalmente chi dice la Bibbia dice questo, è difficile che sia andato a cercare nella Bibbia. Lo dà per scontato. Oggi, di fronte alle novità antropologiche, alle grandi mutazioni antropologiche, che sono in atto, grandissimi cambiamenti antropologici, e alcuni, no, un certo tipo, diciamo, di credente o di cristiano cattolico va per sentito dire, cioè dice la Bibbia non vuole questo, Dio non vuole questo, Dio ha detto che il corpo è così e non va assolutamente, non so, e non è un processo, ma è un dato. Il corpo dell'uomo è creatura di Dio, così Dio l'ha fatto e così deve restare. Chi dice questo oggi perché appunto non accetta i mutamenti antropologici o perché semplicemente così pensa che non siano teologici questi mutamenti antropologici, dice la Bibbia dice questo, considera la Bibbia come un trattato di dogmatica, cioè non so, penso che si capisca, ma è come pensano che nella Bibbia ci sia scritto Dio fece l'uomo in questo modo, così l'uomo deve restare, fece la donna in questo modo, eccetera. E così, beh, non sa che invece, per esempio, i miti di creazione sono soltanto nello spazio di Genesi 1:11, sono almeno tre i miti di creazione. C'è poi l'altro mito di creazione che è quello del diluvio. Anche il diluvio è un racconto di creazione. Allora noi in 11 capitoli di Genesi già siamo costretti a vedere che cosa? Un processo. Perché? Perché c'è un mito, ma ce n'è un altro, ma ce n'è un altro. E non c'è coerenza fra questi, diciamo, racconti. Allora noi non possiamo utilizzarli come, diciamo, né come dottrine fisse, che stabiliscono dei dati fissi, né tantomeno come discipline scientifiche, assolutamente, come testi, come noi potremmo intendere. Bene, detto questo, passiamo semplicemente a vedere perché quello che veniamo dicendo è assolutamente vero e perché la Bibbia non si può utilizzare come un testo conservativo da contrapporre alle attuali trasformazioni antropologiche. Lo possiamo utilizzare come testo critico, questo sì, come testo critico, ma non come un testo, come si può dire, appunto dogmatico, insomma, secondo quello che abbiamo detto. Un testo critico sì, perché il racconto che la Bibbia ci fa, no? Dell'umanità, dell'umano. Cominciamo stasera col fango. La prima immagine di questi, useremo simboli in questi giorni. Il primo simbolo è il fango. Dico fango perché terra e acqua mescolata. Yazar. Il verbo yazar è il verbo dell'artigiano. Se andate, qualcuno di voi va a vedere come si chiama, la bottega, penso, non so, di Bose, lì vedrete che cos'è l'umano. Prima di tutto è terra impastata con acqua, questo è l'umano, una terra morbida. Ci sono molti miti nel mondo antico, anche in Grecia, ma in tanti altri, che danno l'origine dell'uomo nella terra impastata, perché non può essere la terra secca soltanto, altrimenti non si può modellare, deve essere umida questa terra. Bene, allora, questa immagine sarà la prima immagine che noi vedremo, ma vedremo come subito saremo colpiti da questo fatto, che la Bibbia non vuole stabilire così è stato all'inizio e così deve restare, e questo è l'uomo come se fosse qualcosa di statico. Vedete, ci vuole l'acqua per bagnare la terra. Che cosa vuol dire? Che l'essere umano è duttile, è morbido per sua struttura, per suo statuto. Non è qualcosa di rigido,
Poi vedremo, appunto, no, qualcos'altro che subentrerà e che ci farà comprendere. Allora, attraverso i mitemi, che sarebbero proprio, diciamo così, dei modelli, no? Che noi traiamo dai miti, passando per la metafora, perché avremo bisogno di usare la metafora quando leggiamo la Bibbia, arriveremo al simbolo. Ci sono tanti simboli che per loro natura, sappiamo, i simboli sono ambigui. Simbolo significa mettere insieme due cose diverse, due o più cose diverse. Quindi il simbolo ci aiuta tanto perché il simbolo è complesso e nel simbolo c'è anche il processo. Perché mettere insieme cose diverse in un simbolo significa pensare che oggi questa cosa significa, non so, la chiave significa, oggi diciamo, non so, per esempio la parola, le parole hanno tutte una natura simbolica, chiave, visto che ho la chiave, quante volte noi usiamo in maniera, no, non so, oggi diciamo la chiave per dire la chiavetta del computer, è un'altra cosa, no, rispetto a questa, ma è un simbolo di ciò che può aprire un codice. Allora c'è un processo dentro un simbolo, perché oggi noi diciamo chiave, intendiamo tutte le cose che conosciamo con questo nome, ma domani la parola chiave potrà assumere altri significati e quindi il simbolo è un processo. Ma anche le parole che noi oggi possediamo sono figlie di un processo, vero? Le parole crescono come la storia, sappiamo molto bene. Bene, e allora possiamo dire che sicuramente il corpo è un simbolo, il corpo è una metafora, quindi in quanto tale è un processo, il corpo dunque è veramente un mitema, cioè è un racconto che diventa, diciamo, un modello che può naturalmente cambiare. La parola modello per noi va bene perché il verbo modellare significa anche mutare, cambiare, eccetera. Bene, allora la prospettiva dunque non è genetica, quindi noi non andremo a cercare nella Bibbia com'era il corpo all'inizio, sì è vero, cioè, ma studieremo, certamente poi andremo a vedere la narrazione, ma studieremo il processo del corpo, quindi questo sarà proprio, diciamo, l'aspetto della descrizione del corpo vastissima, diversificatissima che c'è nella Bibbia in questi giorni. Allora la nostra prospettiva la chiamiamo escatologica, non guarda il futuro la nostra prospettiva, abbiamo detto corpi in divenire, La nostra preoccupazione non sarà quella di difendere un tipo di corporeità, non sarà quella di difendere, di chiudere, di stabilire, non so, che cos'è il corpo umano, per volere di Dio secondo la parola della Bibbia, no, sarà quello di vedere proprio come invece davvero la parola di Dio per noi credenti, la Bibbia, presenti il corpo in chiave di futuro. Primo grande, di futuro. C'è un passaggio dal già non ancora, è un continuo passaggio. Vedremo dunque, vi prego di non aver paura, perché qualcuno si vorrebbe spaventare. Ma allora se non abbiamo più neanche il corpo come un punto fermo, che cosa c'è? Ecco, certo il corpo è un punto fermo, sì, secondo la cultura greca. Pensate che in Omero, quello che è la prima parola che noi utilizzeremo, diciamo, almeno nella lingua greca, per parlare di corpo è sarx. Il greco ha almeno due vocaboli per parlare di corpo, almeno, poi ci sono altri. Sarx, che noi traduciamo prima carne, e soma, corpo. Carne e corpo, in effetti sono due, non sono proprio dei sinonimi, però vengono utilizzati, insomma, per spiegare che cos'è il corpo. Una cosa interessante che ci vuole proprio una ricerca filologica per farla, forse qualcuno lo saprà, non lo so. Omero usa il termine sarx, pensate un po', solo per descrivere il cadavere. Questo ci dice tutto già, la concezione greca del corpo. La concezione greca del corpo è negativa. Il mondo greco, non occorre arrivare a Socrate, ma molto prima, i presocratici per esempio, no? Il mondo greco arriverà a un dualismo
la mentalità greca è quella, cioè il corpo e l'anima, diciamo, la psiche. La psiche infatti è l'uomo poi, no? È l'uomo inteso però come colui che possiede qualcosa che emerge dal corpo. Il corpo è un involucro, Platone. Il corpo è un involucro, il corpo è una prigione, il corpo è una gabbia, poi ci saranno, insomma, e quindi bisogna liberarsi dal corpo. Nella lingua greca, nei poemi omerici, sarx è il cadavere, è ciò che deve andare. Pensate dunque già a questo, pensano a qualcuno che abbia un minimo di contatto, di rapporto con la fede cristiana, già questo stride. Perché? Perché a differenza di come tanti cattolici pensano, non voi, il dogma, non voi naturalmente, il dogma della fede cristiana non è l'immortalità dell'anima. È vero? Non vi voglio interrogare, vi voglio mettere in campana, perché noi stiamo facendo una ricerca sul corpo come processo, e se noi non prendiamo atto di una cosa che neanche gli studenti, io mi tocca sempre interrogarli, ragazzi, immortalità dell'anima o resurrezione del corpo? I ragazzi terrorizzati non rispondono. Non immortalità dell'anima, risurrezione del corpo. Ma che cos'è la risurrezione del corpo? Per capire l'incarnazione, incarnazione è il primo grande mistero della fede cristiana, l'incarnazione, e non l'incorpazione, scusate, è un neologismo. Voi dite la stessa cosa? Non è la stessa cosa, perché il corpo, dice Giovanni, Geneto, sarx, Giovanni, quarto Vangelo, Vangelo spirituale, mica tanto, fino a un certo punto, perché se il corpo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, Giovanni 1,14, sarx, la sarx è quel cadavere di cui parlava Omero, la sarx è proprio per definizione nella lingua greca, poi vedremo che nella lingua ebraica che cambiano un po' assolutamente le cose, ma che cos'è? È la parte che indica, perfino il corpo significa molto di più della sarx. La sarx è ciò che è destinato ad essere buttato via, questa è la sarx. E quindi la parte più fragile di noi, la parte più debole, la stanchezza per esempio, è sarx. Il corpo, che è legato, c'è tutta una teologia paolina del corpo, è forte il corpo perché vive delle relazioni, eccetera, ma è la carne, la sarx che è debole, quei testi, no, del Nuovo Testamento, cioè non so, il fatto che abbiamo bisogno di dormire, quando magari, non so, il nostro corpo avrebbe, però è l'aspetto fragile del nostro corpo che ha bisogno di dormire, che se c'è mal di testa, insomma. Ecco, c'è un nome nella lingua ebraica, Enosh, è un modo per dire uomo, ma ce ne sono, c'è Adam, c'è Ish, e poi c'è Enosh, no? Enosh, sapete, dopo Adamo ed Eva ebbero un altro figlio che si chiamava Set, dopo la morte di Abele. Il figlio di Set si chiama Enosh. Enosh però significa anche uomo, per dire fragile, cioè quello che è destinato, per dire un'umanità molto fragile, è quella che abbiamo ereditato poi. Allora, vedete, questi sono nomi, sono miti, sono simboli però, no, di quella che è l'umanità. Ma allora, vediamo un po', dunque, questa sfida del cristianesimo, è una sfida all'incarnazione. Ma perché mai un Dio si dovrebbe incarnare? Ma non ha nessuna ragione per farlo che un Dio si possa incarnare. Ma che cos'è il corpo di Gesù incarnato per i credenti? Figlio di Dio nella Bibbia, figlio di Dio che si incarna, si svuota di Dio per prendere carne. Ma come mai questa cosa? Ma soprattutto la resurrezione del corpo, perché? Ma che bisogno c'era? Poteva risorgere l'anima o no? Dopo la morte,
come mai la resurrezione del corpo e come mai il più grande fallimento di Paolo è stato ad Atene. Atti 17. Vi sto torturando con tutte queste citazioni, così è il battesimo proprio, il primo giorno, no, stai tranquilli, poi saremo più. No, è perché ci vuole un urto, altrimenti non si desta un interesse. Noi, questo corso non è descrittivo, chissà quante volte abbiamo letto del corpo nella Bibbia, no, ormai sappiamo tante cose. Questo corso è critico, cioè noi dobbiamo capire, ma come è possibile la resurrezione del corpo? Qualche giorno fa vedevo un ragazzo in treno, non mi ricordo dove, aveva una maglietta, c'era scritto: che ci vado a fare in paradiso se non conosco nessuno? Molto carino. Ma sapete che, dunque, sono andati in crisi l'inferno e il purgatorio. L'inferno quando cominciò ad andare in, molto prima, però i papi hanno fatto andare in crisi l'inferno e il purgatorio, perché dice: l'inferno c'è ma è vuoto, purgatorio poi chissà, ma anche il paradiso non sta tanto bene, vero? Perché pochi desiderano andarci in paradiso, ma molti dicono: ma che facciamo poi, mamma mia, in paradiso tutto quel tempo, niente dura più, no? La fedeltà al paradiso è peggio che la fedeltà alla moglie, perché la moglie più, prima o poi, insomma, potrebbe anche tornare ai suoi padri, direbbe. Ma il paradiso che dura sempre, il per sempre, fosse anche il paradiso, no? Ecco, non è, è una battuta, però insomma, noi leghiamo la resurrezione del corpo al paradiso, vero? Quindi noi vivremo in paradiso con un corpo, ma quale corpo? Beh, allora, corpi in divenire ci condurranno per forza nella Bibbia alla resurrezione, perché è un corpo proprio in divenire. Tanto è vero che Gesù, quando incontra la Maria di Magdala, questo lo faremo alla fine, ma insomma cominciamo con il fango, finiremo col corpo perfetto, un corpo perfetto, un corpo senza corpo. Come sarà quel corpo che dice a Maria di Magdala: non mi toccare? Ecco, c'è un senso del corpo, è il tatto. Sono cinque, ma il tatto è quello proprio... Quando noi, no, mattina presto ancora non sappiamo se siamo svegli, se... allora ci sì, sono io, guarda, cominciamo, no? Oppure quando una persona ci sembra una visione, cioè un'immagine, no? Senza corpo, la tocchiamo, il tatto è il... E come mai però quella comunione così profonda del giorno della resurrezione? Non c'è comunione più profonda di quella di Gesù con Maria di Magdala quel giorno. Ma come mai lui le disse: non mi toccare? E come mai invece a Tommaso disse: metti la mano qua? Che corpo era quello di Gesù? Un'altra domanda: perché non lo riconoscevano? E come mai non lo riconoscevano? Se lui era risorto con il corpo, avete mai provato a fantasticare sul corpo risorto di Gesù? Gli antichi fantasticavano sui corpi risorti. Voi lo fate? Qualcuno si è posto mai il problema di come sarà il suo corpo dopo la morte, quindi con la resurrezione? I credenti, naturalmente. L'avete fatto? No, vuol dire che non vi interessa. Siamo al punto. Sicuramente avrete pensato: se io dovessi morire, a mio figlio lascerò la mia macchina. Questo ci avrete pensato, ma proprio quelli che proprio hanno, una volta sono stati nella, vedete, pensate a quello da lasciare qui e non pensate alla resurrezione. È grave per chi fosse credente, molto grave. Come mai? Come mai gli antichi pensavano molto invece alla resurrezione, addirittura, no? Si pensava forse di più a dopo. Perché per noi il Vangelo: beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli, beati i miti, perché possederà questi futuri, no? Quando? Quando i non violenti saranno i padroni della terra? Quando? Padroni della terra? Ma quando? Tutti zitti. Non lo so, io non so la risposta. Però voglio dire, ma per capire quel testo bisognerà pensare a un dopo. Quando gli afflitti saranno consolati?
gli afflitti hanno bisogno. Ma allora, se immaginiamo il paradiso, no, come un luogo con il corpo, vuol dire che saranno consolati nel corpo gli afflitti, cioè gli ammalati. Ma allora dobbiamo pensare a un mondo che verrà. Come sarà questo mondo? Come saranno i nostri corpi? Allora, appunto, i ragazzi chiedono: professore, ma se una donna si è tutta rifatta, ma come risorge? Col corpo rifatto, con quello di prima? È pure un problema. Perché, e se risorgeremo, risorgeranno i cristiani, risorgeremo noi che ci crediamo, io ci credo, cioè risorgeremo, come dice Sant'Agostino nella Città di Dio, risorgeremo. Chi era troppo piccolo sarà giusto, chi è troppo alto pure scenderà un pochino, chi ha qualche difetto, non so, un naso grosso come il mio avrà un naso più sottile, ma come faremo a riconoscerci? No? C'è un problema di riconoscersi. Ci riconosceremo? Saremo come angeli? Gesù dice, beh, questa è un po' la provocazione, ma naturalmente noi vogliamo abitare la nostra vita per capire questa provocazione. È una provocazione, ma come mai il cristianesimo si è messo in testa la risurrezione del corpo? Non voluta, ricordate, dei sadducei, da gran parte degli ebrei, alcuni farisei invece sì, la pensavano la risurrezione, ci mancherebbe, ma una parte del mondo ebraico non credeva alla risurrezione del corpo, quindi, ma soprattutto quel mondo che parlava in greco, no, che era tutta l'ecumene, diciamo, che il cristianesimo voleva conquistare, come mai il cristianesimo si è proprio presentato con questa sfida della resurrezione del corpo, quando aveva comodo la immortalità dell'anima? Ce l'aveva perché il mondo greco aveva permeato l'impero romano, la cultura occidentale. E tanto è vero che poi, qualcuno di voi si chiederà, ma perché, appunto, no, perché i cattolici, molti cattolici oggi pensano che noi crediamo nell'immortalità dell'anima, non nella risurrezione del corpo? Perché poi che cosa è successo? Tanto era assurda quella risurrezione del corpo che i padri della Chiesa, ma prima ancora i padri della Chiesa hanno dovuto combattere, prima ancora la gnosi cristiana. La gnosi è stata un'eresia poi, va bene, sì, i padri hanno reagito contro la gnosi, ma la gnosi che diceva, gnosi, conoscenza, diceva che c'è, che il rapporto con Dio è una materia razionale, no? Quindi la gnosi diceva, ma il corpo, quello va via, quello va tutto via, il rapporto con Dio avviene attraverso la ragione, la mente, l'illuminazione, uno spiritualismo razionalistico, diciamo, quello contro il quale ci mette ancora oggi in guardia Papa Francesco. Se qualcuno ha letto l'ultima esortazio, penso l'ultima, non so se adesso ho sentito un altro documento citato, ma comunque questa è l'esortazio Gaudete et exultate. Beh, Papa Francesco mette in guardia ancora una volta dalla gnosi, dallo gnosticismo, quindi, che è la stessa cosa, dallo gnosticismo e dal pelagianesimo, che significa che ancora, che nonostante questa sfida della resurrezione del corpo, nonostante l'incarnazione, nonostante le cose che leggeremo nella Bibbia, la Chiesa cristiana ha ceduto fortemente al dualismo della cultura greca, per cui il corpo era meno dell'anima. L'anima sopravvive, il corpo va via. Il corpo è negativo, i desideri del corpo, pensate, nel Medioevo, anche col tomismo, purtroppo, insomma, arriviamo fino, per carità, a Giovanni Paolo II, la nostra dottrina, cioè il corpo è qualcosa di negativo, quindi inutile puntare sul corpo, perché tanto andrà buttato via, diciamo, andrà via, e quindi quando si ricomincia oggi la Chiesa invece magari ci invita ad abitare il corpo, eccetera, perché si vede l'uso che del corpo fa oggi il pensiero, la cultura, come oggi la scienza, la genetica, la neuroscienza, tutte queste, la meccanica, la fisica, l'informatica, come trattano il nostro corpo oggi. Allora, davvero, questo è per noi un tema di primaria importanza.
perché ci cattura là dove noi abitiamo. Dal fango noi veniamo. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame. Genesi 2, versetto 20. A tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici. L'uomo, Adam, Adamà, la terra. Il terroso, il terrestre, il fatto di terra. Dio l'aveva già plasmato bene. Ma una volta che l'ha messo, no, in questo giardino, per l'uomo non trovò una corrispondenza. Qui nasce per noi il nostro percorso. Dove? Là dove noi siamo costretti a dire che cosa? Che il corpo fatto da Dio è perfettibile. Comincia questo giorno il perfezionare. Ma come? Dio ha fatto un corpo, l'ha fatto lui, sarà perfetto. Cioè, non ci deve rimettere mano. Invece, subito dopo, versetto 7, Dio fa l'uomo plasma, versetto 20, Dio che fa? Lo riapre. Ecco perché diciamo che il corpo è in divenire, sempre. Nella Bibbia il corpo è in divenire. Non è mai fisso, vediamo. Allora, per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora, il Signore Dio fece scendere un torpore su Adam. Un torpore, quindi un'anestesia, non so. Che cosa gli fece? Perché? Perché lo doveva operare, perché doveva entrare nel suo corpo. Mi piace adesso, non l'ho mai detto. Ho detto sempre un'estasi mistica, sicuramente. Ma insomma Dio rimette le mani sul corpo dell'uomo. E che cosa fa? Gli tolse una delle costole. Una parte interiore, intima, gliela tolse, quindi è un'operazione chirurgica proprio, e poi ci rimise la carne al suo posto. Vediamo che Dio è un chirurgo. Dio prima è un artigiano, ma siccome il corpo è perfettibile, noi vedremo che Dio continuamente cambierà mestiere. Qui è chirurgo, lo vedremo poi a un certo punto diventerà Dio cardiochirurgo, tanti mestieri fa Dio. Per fare che cosa? Per perfezionare il corpo. Quindi ci dobbiamo liberare da un'idea fissa di corpo, da un Dio che difende la sua creatura, tantomeno noi ci dobbiamo preoccupare di difendere la creatura di Dio nella sua, diciamo così, staticità, ma dobbiamo intrecciare questo processo. Il Signore Dio con questa costola fabbricò la donna, non la formò. La traduzione della CEI non va bene, perché il verbo non è lo stesso. Formò con il fango, formò, perché è il primo, no? Ma poi fabbricò la donna, la fabbricò con la costola che aveva preso. Quindi è un nuovo manufatto, la donna non è uguale all'uomo, è un'altra cosa. Il corpo è mutato. E una donna la fece e la condusse all'uomo. Bene, che cos'è l'uomo? Poi parleremo della donna domani, ma adesso che cos'è l'uomo? A sua volta un modificatore. Essere modificato perché quella costola non ce l'ha più, questo è il mito della Bibbia naturalmente, ne vedremo qualcun altro. Ci sono i miti che ci aiutano, anche quelli dei popoli, diciamo, antichi, che erano accanto al popolo di Israele. Il popolo di Israele assume molti miti dal mondo circostante, altri li conosciamo noi. Dice Dio, Genesi 3, andiamo veloci, a Adam, maledetto il suolo per causa tua, il suolo, la terra, maledetto il suolo. La parola male entra nella, come dire, materia di cui è fatto l'uomo. Il suolo è la terra, Adama, Afar, sono tante parole ebraiche che significano ciò di cui l'uomo era fatto. L'uomo è fatto di terra, in questa terra c'è del male, c'è una parola negativa, non c'è una parola positiva. Questo per noi è molto importante. Quando parliamo di corpo, quando parliamo di umanità, parliamo anche di male, materia, ma anche male, cioè morti, male, morti. Allora noi mettiamo tutte queste parole per poter descrivere l'essere umano.
legato alla terra, è fatto di terra. Ma c'è un'altra parola però, perché poi le parole ce lo descrivono, questo processo, per forza deve essere un processo quindi. Perché? Perché deve uscire dal male, deve cercare di vivere. Se il male è la morte, deve cercare di riemergere dalla morte questa creatura per andare verso la vita. Con dolore trarrai cibo. Allora, l'uomo è un trasformatore della terra, fatto di terra, non inchiodato alla terra. Nella terra però c'è il male, c'è la durezza, c'è la morte in questa terra. Verrà detto, stiamo leggendo il capitolo terzo, nei versetti 17-18, e adesso andiamo a concludere. Ma l'uomo come è posto nei confronti di questa terra? Vittima della terra? Deve accettare la morte di questa terra? No. Che deve fare? Deve trasformare la terra. Sì, perché deve mangiare. Trasformare la terra in crosta che non può mangiare, in grembo che gli può dare cibo, è la prima, diciamo così, il primo processo di trasformazione che l'uomo affronta: procurarsi il cibo. Con il cibo vivrai, ma per procurarti il cibo ci vogliono le mani, ci vuole il sudore e ci vuole il dolore. Il dolore perché la terra è avara, il male della terra è la sua avarizia. Ci devi lavorare, devi pensare a quanto sudore l'uomo ha speso per mangiare sulla terra, verso la terra, contro la terra spesso. Anche, no? Perché spesso la terra è stata avara nei suoi confronti. Ma questo poi lo possiamo estendere al lavoro in generale. Spine e cardi produrrà per te. Mangerai l'erba dei campi. Tu sei legato all'erba dei campi, ma tra questa erba ci saranno anche le spine e i cardi. Quindi che dovrai fare? Il tuo sudore sarà nel distinguere. Pensate, le erbe avvelenate, da quelle, i funghi avvelenati. Quanta gente, quanti esseri umani sono morti per capire il cibo buono, commestibile o quello non commestibile. È la nostra storia, siamo fatti di terra. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane. È una guerra, c'è una guerra. L'umano è una guerra, fin dal primo momento. Per fare che cosa? Per innescare questo processo. Se non inneschi questo processo, sei cadavere. Sei Sarx come cadavere. Quindi devi essere buttato via. Te ne devi liberare prima possibile, ma allora non c'è più né Sarx né Soma, non c'è più l'essere umano, non c'è più il corpo. I greci pensarono bene di risolvere il problema del corpo superando il corpo. Pura ragione, eh? È una categoria, la categoria astratta, la metafisica. Dopo la physis viene la metafysis, che sono le cose più importanti che si possono vivere. Ma il corpo è un impedimento a tutto questo. Il corpo, no? Solo come ospite dell'anima ha un senso. Ma questo è il mondo greco, non è quello biblico. Purtroppo poi questa mentalità ha completamente bagnato la nostra cultura cristiana, no? Che è diventata metafisis, no? E non il corpo è stato assolutamente, poi pochissimo diciamo. Ma allora perché appunto? Perché c'è tutto questo. Sei fatto di terra, mangerai della terra. Con che cosa? Come la donna partorisce con dolore, tu farai partorire la terra con dolore. Cercherai di cibarti delle erbe, ma sopportando che possono essere amare queste erbe o possono essere spine e cardi. Dopodiché però ritornerai alla terra, perché tu sei terra, polvere sei e polvere ritornerai, sei fango e fango ritornerai. E te, è forte. Qui siamo a questo versetto 19 che chi va in chiesa legge il giorno delle ceneri. Beh, perché
perché allora l'uomo è fatto di terra? Come mai gli antichi venne in mente? Perché è un mito, nella Bibbia ci sono i miti, è vero, siamo fatti di terra. È probabile, quello che dicono alcuni studiosi, che il fatto è che l'uomo servi, adesso dirò sempre uomo questi, perché è inutile dire sempre l'umanità, se no, uomo-donna, d'accordo? L'uomo ha visto che una volta che muore, non solo poi ritorna alla terra perché giace sulla terra, ma poi si impasta con la terra, la sepoltura, la terra. Quindi l'uomo ha detto, chi ha ragionato su questo, ha detto il corpo umano evidentemente sarà impastato di terra. Dunque la morte ha dato origine al mito dell'uomo che nasce dalla polvere, dell'uomo che nasce dalla terra. Quindi vedete come il processo della vita-morte, ci ha fatto riflettere sul modello. Allora, diciamo così, anche in Grecia, i primi uomini spuntano dal suolo, sono figli della madre terra, prima ancora della civiltà ellenica. Gli ateniesi si ritenevano autoctoni del suolo, appunto, attico, perché pensavano di essere fatti di quella terra. Questa c'è una testimonianza di Platone, addirittura. Ci sono altri miti, ma un mito molto, molto così, che mi sembrava veramente, no, da non dimenticare, il mito della, così, antropogenesi, greco per eccellenza, il mito di Prometeo, no? Prometeo come demiurgo. Leggo solo alcuni versetti delle Metamorfosi di Ovidio. Ma ancora mancava un essere più nobile di questi animali, dotato di più alto intelletto e capace di dominare sugli altri. Nacque l'uomo, fatto con divina semenza da quel grande artefice che era il demiurgo Prometeo, principio di un mondo migliore o plasmato dal figlio, a immagine degli dei che tutto regolano, impastando la terra ancora recente con acqua piovana. Abbastanza simile al nostro mito, che dite? Che da poco separata dall'alto etere ancora conservava qualche germe celeste, mentre gli altri animali stanno curvi e guardano il suolo, all'uomo egli dette un viso rivolto verso il cielo, Homo erectus però diremo noi, no? E ordinò che fissasse eretto il firmamento. Qui abbiamo una scena di Abramo quando deve uscire dalla tenda e guardare il firmamento. Così quella terra, che fino a poco prima era grezza e informe, subì una trasformazione e assunse figure mai viste di uomini. Questo è un mito citato da Ovidio, ma è greco, che appartiene appunto il mito di Prometeo. Allora che cosa è l'uomo? È un impasto, c'è una semenza divina, però è fatto di polvere, no? Ma ha una particolarità, c'è un processo in questa polvere. Pensate a tutte, no? Quelle che sono le nostre teorie della evoluzione della nostra specie. Ci aiutano. Prima l'uomo, no? Camminava su quattro zampe, diciamo, e poi invece cammina su due, e quindi si va avanti e c'è appunto l'Australopithecus, no, l'uomo eretto. I miti raccontano quello che oggi ci racconta l'evoluzione, insomma, le varie dottrine della... Ecco, allora sono tutte cose che connotano. L'essere umano può guardare il cielo. L'essere umano, quindi, col suo corpo può guardare il cielo. Naturalmente c'è la necessità, c'è la pena, c'è la fatica, c'è il sudore, c'è la maledizione, c'è il fango, c'è tutto questo. Paolo nella lettera ai Romani ci dirà che la natura, l'actisis, il creato, è sottoposto alla caducità, geme e soffre nel travaglio del parto. È un processo il parto. Quindi non è così, non deve essere così per sempre. C'è un travaglio, cioè c'è un cambiamento. Nella lettera ai Romani Paolo poi dirà, questo travaglio porterà a un'altra creazione. Non per sempre la terra deve essere così. Tutto vive in un processo. Ah, questa terra così solida, così rocciosa, così fangosa, così penosa, così eccetera eccetera, ha attirato un figlio di Dio e il verbo si fece carne. Sarx, che cos'è la carne nel mondo ebraico?
Noi adesso ci facciamo la domanda, diciamo alcune cose, naturalmente abbiamo finito il tempo, e poi però vorrei così 4-5 minuti di riscontro da parte loro di questo che è stato più un urto, diciamo, stasera, per cominciare il discorso, per entrare. C'è una cosa che dobbiamo sapere, che nella lingua ebraica, che è la lingua, diciamo così, naturalmente originaria, so dire, per eccellenza, poi c'è una traduzione greca, d'accordo, fatta molto presto, nel terzo secolo avanti Cristo, la traduzione dei 70 della Bibbia, però la lingua ebraica ha una cosa stranissima: la lingua ebraica non possiede il termine corpo, ma possiede solo il termine carne. Carne si dice basar, non c'è un termine per il corpo. Quando noi leggiamo corpo nella lingua italiana, in ebraico c'è il più delle volte nefesh. Nefesh significa gola, significa alito, significa anima. È una cosa strana per chi non conosce, ma che non ne abbia mai sentito parlare. Abbiamo visto la concezione, più la concezione greca noi adesso, no? Abbiamo usato il greco, la lingua greca. I miti sono originariamente in ebraico, non originari del mondo di Israele, ma in ebraico, una lingua ebraica. Poi tradotti nella lingua greca, d'accordo? Ma se andiamo alla lingua originaria, noi ci accorgiamo che basar, che viene tradotto con sarx il più delle volte, è basar, è che carne, significa invece proprio l'uomo. L'uomo è carne. L'umanità è corpo. Perché? Perché il mondo semitico, non solo gli ebrei, quindi tutte le lingue che appartengono al ceppo linguistico semitico, compreso l'arabo, non distinguono tra corpo e anima. È un tutt'uno, è anima, tra corpo e anima. Quando quindi noi troviamo basar, intendiamo la carne, il corpo, ma non c'è basar senza nefesh, perché l'essere umano respira. Questo ci porterà a, come dire, a, come si può dire, proprio incastrare, catturare, non poter più disgiungere l'anima dal corpo. Se noi restiamo nella lingua ebraica, nella Bibbia ebraica, e non possiamo dimenticare che il Nuovo Testamento è scritto da giudei in gran parte, il Nuovo Testamento è scritto da persone che hanno una mentalità ebraica, hanno tutta, come si può dire, parlano il greco ormai, perché il greco, ma quella non è la loro lingua originaria, tantomeno non è la lingua originaria della Bibbia. Quindi si portano dietro una mentalità per cui quando vedono il corpo, insieme c'è l'anima, non sono disgiungibili. Insomma, il mondo biblico non può pensare all'immortalità dell'anima, non lo può semplicemente pensare, perché anima e corpo non sono disgiungibili. Quindi noi faremo un viaggio dentro questo. Forse già potremmo capire perché il mistero della fede cristiana, fede che viene dal giudaismo, viene dall'ebraismo, viene dal Primo Testamento, abbia proposto la resurrezione del corpo. Che cos'è un corpo risorto? E in quali modi oggi la civiltà, che non si definisce più cristiana, ma sempre la nostra civiltà occidentale, comunque assolutamente condizionata sia dall'ebraismo sia dal cristianesimo, ha potuto lavorare sul corpo in un certo modo per chiedergli di diventare libero da tanti condizionamenti e sempre più spirituale. Virtualità e spiritualità non sono così lontani, sono molto diversi, ma non sono così lontani.